18 febbraio, San Simeone, vescovo e martire, congiunto e discepolo di Gesù. Festeggiamo oggi un beliardo di 120 anni, un vescovo, un martire, Simeone, che fu vescovo di Gerusalemme, successore dell'apostolo San Giacomo in quella sede. Conobbe Cristo e fu suo discepolo, anzi ne è anche parente secondo la carne, perché della stessa casa di David, figlio di Cleofa e di quella Maria, i cui legami l'avvicinarono tanto alla madre di Dio da essere chiamata sua sorella. Quali titoli di gloria in questo venerabile pontefice, che viene ad aggregare la schiera dei martiri, cui patrocinio incoraggia la Chiesa in questa parte dell'anno in cui ci troviamo, un discepolo contemporaneo alla vita mortale di Cristo, un pastore che ripeté ai fedeli le lezioni che aveva apprese dalla stessa bocca del Salvatore. Non doveva ritornare al suo Maestro la via più gloriosa di tutte. Come Gesù fu sospeso alla croce e alla sua morte, avvenuta nel 106 o 107, ebbe termine il primo periodo della storia cristiana, quello che viene chiamato il tempo apostolico. Onoriamo un uomo nel quale si adunano tanti ricordi e preghiamo che stenda su di noi la paternità di cui per tanto tempo si glorificarono i fedeli di Gerusalemme, dall'eccelso radioso trono al quale salì per mezzo della croce. Rivolga a noi i suoi occhi e ci ottenga quelle grazie di conversione di cui han tanto bisogno le nostre anime. Vita, alla sua memoria, Santa Liturgia consacra queste brevi ceni. Simeone, figlio di Cleofa, fu consacrato vescovo immediatamente dopo San Giacomo. Sotto l'impero di Traiano fu accusato al cospetto di Attico, funzionario consolare, di essere cristiano e parente di Cristo. A quell'epoca si andavano imprigionando tutti quelli che appartenevano alla stirpe di David. Dopo molti tormenti, Simeone subì il medesimo supplizio che aveva sofferto il Salvatore. E tutto il mondo si meravigliò che un uomo sfinito di vecchiaia, aveva allora 120 anni, sopportasse con tanto coraggio e fermezza i tormenti della croce. Elogio e preghiera. Accogli gli uomini umani della vita, tu che sorpassi in grandezza ogni celebrità umana. Il tuo sangue è quello di Cristo, la dottrina quella che ricevesti dalla sua bocca, la verità per i fedeli l'accendesti nel suo stesso cuore. La tua morte e il rinnovamento della sua. Noi non abbiamo l'onore di poterci chiamare al pari di te, fratelli del Signore, ma fa, o Simeone, che possiamo intendere quella sua stessa parola, e fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mi è fratello e sorella e madre. Non ricevemo direttamente come te dalla bocca di Gesù la dottrina di salvezza, ma la possediamo non meno integra per mezzo di quella santa tradizione di cui tu fosti uno dei primi anelli. Fa che siamo adesso sempre docili e che siano perdonate le nostre trasgressioni. Per noi non è stata eretta una croce, perché vi fossimo inchiodati, ma questo mondo è seminato di tribolazioni che il Signore stesso ha dominate croci, e dobbiamo sopportarle con costanza se vogliamo aver parte con Gesù nella sua gloria. Prega affinché ci mostriamo più fedeli e non si riveli il nostro cuore e ripariamo le molte colpe che abbiamo commesse quando abbiamo voluto sottrarci alla legge del Signore.